decide to do when you hit me in the back, MVP? And you think winning the Rumble, it's been a great thing for you. But the truth is the following. One thing gets bigger, you become more weak, just like your soul. And you got a chance, and you're throwing it away. And that's all I saw. Desperation, MVP, desperation. And a final destination, a final destination. I let you come back alive to understand you, what you did, and to see your death, MVP. And I'm waiting for you. Inferno match, and what I see is your soul becoming burned. Rest in peace. Oh mio Dio, Berny ha lanciato la sfida. 3 giorni, inferno match, MVP contro Berny. Il campione WWEF contro Symark. Questo sarà un match meglio delle 3 cadute. Two out of three falls match tra il Montilla e Terry Johnson, che quindi proprio oggi torna in azione al suo avversario misterioso, anche se possiamo avere un'idea, una mezza idea di quello che potrebbe essere il suo avversario. Lui è Bordieri, è l'uomo che è stato campione per 3 settimane, ma alla Rumble ha perso il match contro Stefandrew, un match che aveva completamente eliminato, e tra 3 giorni false count anywhere match, ragazzi, tra Bordieri, il gigante di Manchester, l'uomo più cattivo al mondo, e niente meno che il campione WWF, Stefandrew. Bordieri dunque è l'avversario di David Johnson, che prima ne venta, ragazzi. Beh, si può iniziare. David Johnson e Bordieri, insomma, da questo match non hanno nulla da ricavare. David Johnson ha da ricavare soltanto un po', insomma, l'allenamento, però è una sorta di allenamento per lui, perché in quel Defender Destination dovrà rivelarci chi lo ha aggredito. E insomma, sinceramente fino adesso non ho neanche una mezza idea di quello che potrebbe essere. Attenzione! Siamo a un drop qui del Montilla. Fanno solo tutti col David Johnson. Bordieri è amato ma non così tanto ultimamente, soprattutto da quando ha perso il titolo in quel modo contro Stefandrew alla Rumble. Lo vedo un po' come un campione fasullo, no? Il gigante più cattivo, dice così, ma poi alla fine il match più importante li perde. Inoltre ha vinto il titolo proprio a Death Sentence in un match a 3 nella gabbia. Quindi Andrea Chester, il nostro collega americano, il nostro collega italiano, scusate, ha ragione. Se da una parte Bordieri è il più grande mostro della WWF, dall'altra dobbiamo anche ricordarci come ha perso il titolo contro un altro secondo, e lo ha vinto in un match a 3 dove, insomma, il campione era svantaggiatissimo. Quindi attenzione, dobbiamo prendere in considerazione, fare anche queste considerazioni, qui backbreaker a pendolo e poi elbow drop da parte di David Johnson, che sta lottando molto meglio di Bordieri, che però attenzione utilizza la sua forza fisica. Ma David Johnson qui flottover DDT è un Bordieri che non ce la fa oggi, è un David Johnson che non ti aspetti, viene mandato fuori dal ring. Attenzione, David Johnson, il Montilla
si match al meglio delle tre cadute, quindi insomma è un match anche molto molto strano, non vale il primo schieramento, ma se David Johnson dovesse fare un 2-0 avrebbe vinto il match, vincerebbe il match. Qua attenzione, Bordieri qua respinge con un STO, ma David Johnson no, con la forza fisica. David Johnson che insomma è da molto tempo lontano dai titoli massimi, ma inoltre a Final Destination ci sfiderà il terzo avversario. Ma attenzione, One More Night, One More Night, eh sì, che manovra quella di David Johnson. Siamo a 7, ma David Johnson Montiglia vuole vincere con le sue mani, o almeno fare anche questo punto con le sue mani. Beh, io se fosse stato lui questo punto l'avrei fatto con un punteggio fuori, poi lo sarei andato a schienare nel secondo punteggio. Poi David Johnson troppo permissivo, troppo buono, e allora siamo al drop di David Johnson, che poi muove ma mena le mani. Restio qua di Bordieri, bel match tra questi due. Attenzione Bordieri qua, frustrato l'arlandese, ancora l'inglese, ora prova a legittimare il suo il possesso del match e la sua maggior potenza fisica. Attenzione, qua float over DDT da parte di David Johnson. Poi più braccio teso di David Johnson. Qui David Johnson, attenzione, abdominal stretch di Bordieri, del gigante di Manchester, che ovviamente non vuole perdere il confronto, però insomma se noi già sta pensando al suo match di Final Destination, dai, ma questo match non deve ricavarne nulla, lui deve pensare al titolo massimo e a Stefandrew, non a David Johnson. Qui la dirigenza l'ha messa anche nella brutta posizione, perché secondo me tra i due è vero, David Johnson torna adesso dopo un mese e mezzo fuori, però non per questo David Johnson non è più lo stesso, secondo me anzi rimane ancora più forte di prima, mi sembra. Però attenzione a Bordieri qua, attenzione a Bordieri, lo prende la sua maggior massa. Bordieri fa male, fa male Bordieri, attenzione, di breaker, colpo da parte di Bordieri, e poi attenzione, prende la rincorsa, un altro pugno dritto al ventre, alla bocca dello stomaco, ahia, alla bocca, dritta alla bocca dello stomaco. Bordieri qua lo prende e poi un headbutt devastante, è senza pietà. Oggi Bordieri vuole dimostrare a Stefandrew che può davvero fare lo stesso anche con lui tra tre giorni. Ma attenzione a David Johnson, calcio e poi vertical suplex, esecuzione perfetta quella del Montiglia, del lottatore del popolo, il campione del popolo, del people champ, che butta fuori il Bordieri. Guardiamo che match al meglio delle tre cadute, quindi insomma non vale il primo schieramento qua, però attenzione, dovevano lottare fuori dal ring. David Johnson lo fa spattere contro le transenne, ancora David Johnson, attenzione, che fa qui David Johnson, ancora ci riprova contro le transenne. Oh mio Dio, qui David Johnson, no, attenzione, prende in corsa su Bordieri, devastante qua, l'ha spezzato, e qua penso ci sia l'1-0 nel caso David Johnson resti all'interno del ring senza uscire. David Johnson strepitoso, però esce e poi commette un grave errore. Eh sì, commette un gravissimo errore. Bordieri non si rialza, le telecamere se lo perdono, ma sta di fatto che qui David Johnson ha un grandissimo netto vantaggio sul gigante di Manchester. Qua non sembra alzarsi dopo una spia attraverso le barricate, attraverso le transenne. Siamo a 6, attenzione, David Johnson si carica ancora. A 7, Bordieri non ce la fa, Bordieri non ce la fa, attenzione, non ci credo. Siamo a 8, 9, attenzione, ma così Bordieri sembra essere stato messo da po'. Attenzione, 1-0 per David Johnson, Bordieri si rialza adesso.
problema con punteggio fuori, però grazie a quella spia devastante qua Larry Johnson. Larry Johnson è entrato veramente con il match con la grande grinta. Se Larry Johnson qua, One More Night, non ci credo. Bordieri è stato preso. One More Night, no, non ci credo. Uno, due, e non basta. Aia, solo due. Solo due di David Johnson. Attenzione qui, David Johnson. No, la valanga all'angolo. La valanga all'angolo. Qua è finito il match. Qua è finito il match. David Johnson va a chiudere. Uno, due, solo due ancora. Ancora solo due. Ma David Johnson strepitoso questo. Ancora. Mamma mia ragazzi. Lo ha distrutto. Lo ha annichilito. 1, 2 e 3. 2 a 0 David Johnson sconfigge Bordieri. E questa è una vittoria importantissima per il Montilla contro il number one contender, contro l'ex campione WWEF. David Johnson trionfa. Legittima il suo successo. Insomma, grande affermazione la sua, 2-0 addirittura, non me lo sarei mai aspettato. Però ora è tempo di main event, Stefandrew contro Symark, grande match ci aspetta, a tra poco amici. Got my own diamond, so I can't make the promise ring.